Salve e ben ritrovati. Nella puntata di oggi andremo a parlare di quadranti dal punto di vista della tecnica realizzativa e vi voglio raccontare due tipologie di quadranti che erano molto importanti un tempo e che oggigiorno sono probabilmente del tutto scomparsi. Mi riferisco alla tecnica del gilt, quindi alla tecnica galvanica e ai quadranti indelebili. Dunque partiamo subito con i quadranti gilt. Dunque, i quadranti gilt sono a fondo nero con grafiche a contrasto e la storia dei quadranti gilt si lega a doppio filo appunto con la storia dei quadranti neri. Una volta, ai tempi dei Tasca, degli Tasca antichi, il quadrante era sempre in porcellana, quindi quadrante bianco con i numeri romani neri. C'era anche qualche rarissimo caso di quadranti neri in porcellana, ma la stragrande maggioranza erano bianchi. Dopodiché, con l'avvento dei quadranti metallici, la tendenza era sempre a quadranti a fondo chiaro, con grafiche nere applicate il più delle volte per tampografia. E fu così fino all'avvento soprattutto dell'orologeria da polso e fino all'avvento dei segnatempo ad uso professionale, ad uso tecnico, per i quali era necessario un fondo nero. Ebbene, a partire più o meno dagli anni 30, la stragrande maggioranza dei quadranti a fondo nero, appunto, erano realizzati con la tecnica del gilt, ovvero del galvanico. Innanzitutto andiamo a spiegare cosa si intende per gilt. Vengono definiti gilt perché le grafiche sono dorate. Gilt sta per dorato, appunto. In Italia spesso si tende anche a dire grafica oro. Però questa denominazione potrebbe trarre in inganno, infatti la definizione più corretta è quella di quadranti galvanici e proprio per questo è importante capire la tecnica realizzativa, che è quella che andremo a vedere adesso. Come viene realizzato dunque un quadrante galvanico? Si parte dalla base metallica del quadrante, che normalmente è una lega di ottone, la quale viene lucidata a specchio. Dopodiché tale base, che è completamente liscia e presenta soltanto il foro per le sfere ed i piedini, subisce un bagno galvanico metallico, che può essere o una doratura per conferire un fondo quindi oro, oppure una rodiatura per avere un fondo color argento. Nel nostro esempio poniamo che venga dorata. Ora dunque abbiamo una base completamente dorata a specchio e liscia. A questo punto, tramite tampografia, vengono applicate le scritte, ovvero la marca, diciture varie e la minuteria, nel caso di cronografi anche le scale. Vengono però, attenzione bene, applicate mediante una vernice trasparente, detta anche decal, per cui in sostanza rimarrà sempre la base dorata, con queste grafiche possiamo dire fantasma, in quanto non sono altro che vernici trasparenti appunto. Ora il quadrante subirà un nuovo bagno galvanico, ma non più un bagno metallico di doratura o rodiatura, ma sarà un bagno di pigmentazione per ottenere il colore nero. Il colore nero attecchirà su tutto il quadrante in maniera uniforme, tranne che nelle zone nelle quali era stata posta la grafica trasparente. Per cui cosa significa? Che esse risulteranno come una sorta di mascheratura e si potrà dunque vedere le scritte e la minuteria, mentre tutto il resto sarà nero. Infine verrà nebulizzata una vernice trasparente a finitura lucida chiamata Zapon, che servirà da fissante e protettivo. Poi i quadranti di orologi sportivi, come per esempio i Rolex Submariner, GMT, eccetera, subiranno l'ultimo processo, ovvero la stesura del radio o del trizio, superficialmente in corrispondenza di pallettoni. Dunque, questo è il procedimento del quadrante gilt, per cui, ricapitolando, sono 5 fasi: lucidatura della base, trattamento galvanico, metallico, oro o rodiato della base, applicazioni grafiche tramite decal trasparente in tampografia, bagno galvanico nero e trasparente lucido Zapon, più eventualmente la sesta, ovvero la stesura radio o trizio. La tecnica realizzativa di quadranti galvanici, come detto, parte dagli anni 30 sicuramente, magari anche un filo prima, ed è andata in generale avanti fino agli anni 50 circa. Rolex in particolare fu una delle ultime ad abbandonare la tecnica galvanica, esattamente nel 1966, per i vari 5513, 1675, 1016.
Ma molti si chiederanno, in questo arco di tempo tutti i quadranti neri erano Gilt? Diciamo che negli anni 30 e 40 quasi tutti, ed ora dopo aver visto la tecnica realizzativa andiamo a capire come si distingue un galvanico. Innanzitutto c'è da dire che le alternative ai quadranti galvanici prevedevano un fondo nero verniciato e sottolineo verniciato, direttamente steso sulla base grezza del quadrante, quindi senza lucidature e lavorazioni particolari della stessa. Dopodiché le grafiche venivano applicate tramite tampografia, in buona sostanza alla stessa maniera dei quadranti bianchi, solo che qui abbiamo una base nera e le scritte andranno a contrasto. Ma a contrasto come? Le scritte o erano bianche oppure a porporina. La porporina non è altro che una vernice metallizzata, color oro o color acciaio. Per cui un quadrante a fondo nero, verniciato e con grafica porporina, tecnicamente è sempre un grafica oro. Di fatto è sempre un Gilt, ma non è un galvanico. Ed è questa la distinzione che ho voluto fare all'inizio. Si tratta di due tipologie di realizzazione diverse e a mio avviso è più corretto chiamarli quadranti galvanici piuttosto che semplicemente grafica oro. Perché se non si conosce bene la tecnica si rischia di fare confusione. Quella galvanica, come avrete capito, è molto più complessa e richiede molte più fasi, mentre la seconda prevede una semplice verniciatura e scritte stese con tampone. Ora, come facciamo a distinguerle ad occhio? Partiamo per semplicità dalle scritte a porporina. Osservando bene le grafiche possiamo notare che così come sui quadranti chiari, del resto, esse hanno corpo, hanno rilievo, quindi sono sollevate, ed è la tipica caratteristica delle grafiche di vernice stese tramite tampografia. Chiaramente, se le scritte sono bianche, è abbastanza palese siano sempre stese tramite tampografia, in quanto il galvanico non può avere scritte bianche. Nei quadranti galvanici invece le scritte sono come in negativo, in altri termini sembrano, anzi sono, ad un livello inferiore rispetto al fondo nero. E questo, se ci pensate, torna tutto, ed è proprio perché quello che noi vediamo non è altro che la base stessa del quadrante, che era stata lucidata e passata in un bagno galvanico. Dopodiché il decal trasparente non ha ovviamente corpo, mentre il fondo galvanico nero crea spessore. Ne consegue che le scritte appaiono appunto al di sotto del livello del fondo nero, che per assurdo in questo caso non è un fondo, ma è sopra. Pertanto basterà semplicemente osservare questo dettaglio per rendersi conto se trattasi di un galvanico. Ora facciamo alcune importantissime annotazioni. Molti quadranti, specialmente di cronografi, sono a tecnica mista, cioè sono di base dei galvanici, ma alcune scritte, spesso la marca e il modello, sono a porporina. Primo esempio, Breitling Navitimer. Marca e modello sono a porporina. Altro esempio, l'Universal Geneva Aero Compax. Anche qui marca e modello sono a porporina, argento. E molti si chiederanno ora, ma perché le grafiche sono oro, ma le scritte a porporina, argento? Ecco, una cosa molto importante da sapere è che la maggior parte dei quadranti galvanici che a noi ci appaiono oggi come grafica oro, in realtà nascono con grafica rodiata, quindi argento, e l'Aero Compax è uno di questi. L'effetto giallognolo che ci fa apparire dorate le scritte è dovuto all'ingiallimento dello Zappon. Col passare del tempo esso tende, come quasi qualsiasi vernice trasparente, ad ingiallire. Per cui ci fa sembrare che tutti i quadranti galvanici siano Gilt o grafica oro. Invece è bene sapere che solo una piccola parte erano effettivamente grafica oro, ma specialmente gli sportivi in cassa acciaio avevano grafiche argento. Ed un modo per rendersene conto può essere l'osservazione del retro del quadrante. Se vi sono punti in cui il bagno galvanico nero non ha preso del tutto, si potrebbe notare il colore di preparazione della base. Non essendoci lo Zappon sul retro, esso sarà proprio fedele a com'era in origine. Dunque, come detto, gradualmente dagli anni 60 la tecnica del galvanico andrà a scomparire, sostituita dai quadranti a fondo verniciato nero e scritte a tampone bianche per gli sportivi acciaio o porporina argento in qualche rarissimo caso, più che altro sui classici, oppure porporina oro per i modelli con indici e sfere in oro. Anche qui facciamoci qualche domanda: come mai si è passati dal galvanico al fondo verniciato? La risposta ufficiale non ce la darà nessuno, però possiamo fare ipotesi molto verosimili.
In primo luogo, senza timore di smentita, una questione di costo, molti meno passaggi e quindi costo inferiore. Inoltre, potrebbe essere anche stato dettato dal fatto, e qui parliamo per quanto riguarda i modelli professionali, che fosse preferibile un fondo opaco, matte, in luogo di quello lucido dei galvanici che poteva disturbare. Questa dunque è una seconda ipotesi, ma metterei al primo posto il fattore economico. Per ora ci facciamo una seconda domanda: e perché si sono inventati allora la tecnica del galvanico? Perché sono andati a complicarsi la vita inutilmente quando potevano semplicemente verniciare nero e stamparci sopra? Ecco, anche qui non c'è una risposta ufficiale, ma la mia ipotesi è che le vernici delle grafiche, mediante tampone negli anni 30 e 40, non avessero una buona adesione sui fondi neri. Infatti, non è difficile trovare orologi militari a fondo nero verniciato, e qui non si tratta di galvanici, con grafiche bianche stese a tampone saltate in alcuni punti. Idem per le scritte a porporina. Infatti, come già vi ho detto, vi sono quadranti a tecnica mista, o meglio, quadranti galvanici con qualche scritta applicata a porporina. Bene, se fate caso, nella stragrande maggioranza dei casi la grafica porporina è sempre più danneggiata rispetto a quella galvanica. E dunque è probabile che negli anni 60 la tecnica di stampa su vernice nera sia stata migliorata con scritte più stabili e durature. Ciò però non toglie il fatto che un quadrante galvanico sia praticamente eterno, al netto di danneggiamenti o viraggi dovuti a fattori esterni, viraggi che poi andremo ad analizzare in un video dedicato. Ed infine, la cosa forse più importante per noi collezionisti è l'aspetto emozionale. Infatti non possiamo nascondere che il fascino che ci trasmette un quadrante galvanico sia qualcosa di unico ed è singolare che oggigiorno praticamente nessuno utilizzi più questa tecnica di stampa. Forse c'è qualche orologiaio indipendente, ma non ne ho la certezza, ma fatto sta che se andiamo sull'orologeria industriale non mi risulta vi sia nessuno ad utilizzare ancora la tecnica galvanica. Poi chiaramente correggetemi se mi sfugge qualcosa. La seconda tipologia di quadranti che oggi andiamo ad analizzare sono i quadranti indelebili, anche se sarebbe più corretto dire quadranti a grafica indelebile. E tra poco ne andremo a capire il motivo. Si tratta dunque sempre di quadranti bianchi stavolta o comunque chiari, non mi risulta chiaramente di quadranti indelebili a fondo nero. La colorazione più tipica è un fondo chiaro tendente al perlato che viene definito anche seppia. Poi vi sono alcuni casi di fondo ramato e poi, come vedremo prossimamente, anche di fondi argento con satinature. Le basi dunque sono sempre metalliche, ma stavolta abbiamo la particolarità che una volta preparato il fondo, le grafiche, in particolare la marca, le tacche della secondiera e della minuteria periferica, se presente, vengono prima finemente incise a mano con delle unghiole, quindi risultano scavate nel metallo stesso. A questo punto, all'interno di tali incisioni, viene apposta una vernice a smalto nera che poi verrà cotta in forno in modo da fissarsi permanentemente all'interno delle incisioni. Dopodiché viene applicato un trasparente protettivo. Dunque, perché si chiamino grafiche indelebili, penso sia abbastanza intuitivo ormai, dal momento che eventuali patine, muffe, allagamenti non andranno mai ad intaccare le grafiche. Inoltre, è possibile effettuare una pulizia, un lavaggio della superficie stessa del quadrante, senza dunque asportare tali grafiche, che rimarranno pertanto indelebili nel tempo e dagli agenti esterni. Come si riconosce un quadrante indelebile? È molto facile. Dunque, a colpo d'occhio, una prima caratteristica che li contraddistingue è un effetto di rilievo delle scritte, che risultano appunto come delle colline sulla base piatta del fondo. Questo perché durante la fase di incisione con le unghiole si creano appunto questi avvallamenti. Inoltre, osservandole con un buon ingrandimento, si vede come i font siano piuttosto irregolari, diciamo così a mano libera. La minuteria periferica molto spesso non è sotto forma di grafica a barrette, ma sono presenti delle semisfere dorate. Sono sempre realizzate attraverso incisione manuale della base tramite apposite frese, base che poi subirà un bagno galvanico di doratura.
Questo che stiamo vedendo va Chiron Constantin con uno dei quadranti indelebili della tipologia più classica in assoluto. Gli indici invece, come possiamo vedere qui, sono applicati in oro. Su questo esemplare invece, come anticipato poc'anzi, vi è un fondo in argento a satinatura verticale, indici in oro applicati, così come la minuteria esterna, sempre in rilievo e non scavati come nel caso precedente. I quadranti indelebili si sono iniziati a vedere con i primi orologi da tasca dotati di quadranti in metallo, in argento specialmente, per cui dopo l'abbandono, che fu comunque graduale, dei quadranti in porcellana. Sugli orologi da polso invece, sin dagli albori, anni 20-30, e di marchi che utilizzavano questa tecnica sugli orologi da polso erano veramente pochissimi, in primis Patek Philippe, che sui solo tempo utilizzava quadranti indelebili quasi su tutta la produzione. Dopodiché vi era Chiron Constantin, ma non su tutti i modelli, e possiamo menzionare anche alcuni esemplari di Audemars Piguet. Inoltre vi erano alcuni casi di personalizzazioni da parte di grandi boutique, come questo Tiffany da tasca per esempio, che però di fatto è un Audemars Piguet in platino, quindi un orologio possiamo dire top di gamma. Per altre case comunque blasonate, come per esempio i VC o i Rolex, non mi risulta di quadranti indelebili o almeno non sui polso, per cui al di fuori di questa cerchia ristrettissima i casi di quadranti indelebili sono estremamente rari. Il periodo di maggior diffusione, soprattutto in casa Patek e Vacheron, furono gli anni 40 e 50, dopodiché andarono via via a sparire, prima per quanto riguarda Vacheron e un po' più tardi per quanto riguarda Patek, e gli ultimi esemplari risalgono circa alla metà degli anni 60. Dopodiché, ai giorni nostri, come nel caso dei galvanici, non mi risulta che vi sia, almeno nella produzione industriale, casi di quadranti con la tecnica della grafica indelebile. Poi ovviamente correggetemi se mi sfugge qualcosa. Dunque oggi abbiamo visto due tecniche realizzative di quadranti completamente diverse tra loro, ma che hanno un fondamentale punto in comune, ovvero quello di essere stati concepiti per durare, per essere quindi praticamente eterni, senza guardare la laboriosità e il costo di produzione, ma puntando esclusivamente sulla qualità. E come sempre più spesso vediamo attraverso le storie che vi racconto, anche qui dobbiamo ammettere che è proprio vero, una volta si lavorava meglio. Grazie come sempre per essere arrivati fino qua, noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.